addirittura per l'Italia, in connessione con questo che era chiamato Vitruvio, dove cadeva l'acqua e vedete lì entrava in una cisterna sottostante e con forza si poteva accedere all'acqua. Quindi era una storia di pulizia e ritmica della città, che era fondamentale, perché qui l'acquedotto arriva solo di dolce. Quindi prima dell'acquedotto portato del ferino, che è un sistema di approvvigionamento idrico, quindi si aveva l'acqua in casa, non è. Una cosa interessante è che qui, se ci si può sentire, o anche in modo di scavi, il ragionamento dei campi di carico, si chiama carico di legno, di gente, carico di legno, di legno, di ordinari, di armati, di quando il materiale di scambio è facendo i bambini, di solito il legno che si è decomposto è lasciato di conto che il colando il gesso viene fuori, vedete, il traccio di molto del gatto, del tavolo, del con le serie di ampie, diciamo, di artisti, quindi la realizzazione. Questa casa è stata presa con il e questo il mosaico c'è concentrato che di solito poi sui tre lati ci sono i letti su cui si batte il trama, quindi al centro il padre del trama.